Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Lì saranno passati 2 anni da quando il presidente Giorgio Napolitano affidò a Matteo Renzi, allora segretario del PD e sindaco di Firenze, l'incarico di formare il nuovo governo. 2 giorni dopo arrivò la fiducia del Senato con 169 voti favorevoli e 139 contrari e quello successivo la fiducia della Camera con 378 voti contro 220. 2 anni, dicevamo, le chiedo da cittadino un bilancio di questi 24 mesi di governo Renzi. Zero, proprio zero. Cioè non si va incontro a niente, sempre più peggio si va. Quindi bilancio completamente negativo? Sì, completamente negativo. Non riesce a indicarmi un passaggio di questi 2 anni in cui è rimasto soddisfatto dell'operato del governo? Io non sono soddisfatto per niente in tutti questi 2 anni, proprio per niente, perché io sono in attività commerciale da anni e stiamo sempre andando peggio qui. Cosa si sarebbe aspettato, cosa si aspetta da questo governo? Qual è la cosa più urgente da fare? Che cosa si aspetta? Si aspetta di migliorare, ma qui io non vedo nessun sbocco. Dal punto di vista lavorativo, immagino. Infatti, dal punto di vista lavorativo non c'è niente di buono. Nel concreto cosa andrebbe fatto per la sua categoria? Per la mia categoria è andare all'estero. Perché qui in Italia non ci aiuta più nessuno, aiutano gli estranei, ma gli italiani non li aiutano. Il governo Renzi, guardi, non lo seguo tanto, però io sento tante cose che parlano male. Non lo seguo, le dico la verità, la televisione non è che mi interessi tanto, perché poi dicono le cose e poi non le fanno, perciò... Quindi non ha notato grossi cambiamenti rispetto a governi magari precedenti a quello di Matteo Renzi? No, forse cambiamenti ma in negativo forse. Quindi comunque un bilancio negativo e non positivo? Negativo, negativo. Per me sì, poi. E non sono di quella corrente e non, diciamo che avrei preferito che fosse stato eletto e realmente... e quindi secondo me l'operato non è positivo. Qualche cosa di positivo, quindi proprio zero, non riesce a trovare nulla di positivo nel suo lavoro? No, sinceramente no. Il flop più grande di questo governo? Le promesse nella falsa campagna elettorale, abolizione dei riduzioni parlamentari, dei vitalizi e tutto, invece alla fine è sempre il cittadino che subisce, diciamo. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.